Quella che vedete al mio polso è una MG Cool Band 2, la smart band dell'azienda che fa capo ad Elephone. In quest'area di mercato vi sono molti marchi che tentano di imporsi sulle vendite, proponendo prezzi concorrenziali e qualità non dissimile dagli altri. Le differenze spesso si concentrano solo sulle funzionalità e sulla qualità offerte dalle app che gestiscono tali prodotti, senza dimenticare ovviamente il livello di precisione dei propri sensori. Approfondiremo questo e tutti gli altri temi all'interno della recensione completa di questa MG Cool Band 2. La Smart Band è stata costruita utilizzando principalmente due materiali, la plastica per la parte frontale e silicone morbido per il cinturino. Quest'ultimo non è di grande qualità in quanto dopo qualche giorno di utilizzo la patina superiore in qualche punto è venuta via, scoprendo il materiale grezzo al di sotto di essa. Il bottoncino per la chiusura è in metallo e alla base è stato applicato il logo di Elephone. MG Cool compare stampato sulla parte frontale, così come un cerchietto bianco che indica la presenza dell'unico tasto soft touch. Una cosa che non mi piace assolutamente è il fatto che se guardata contro luce si noti distintamente la costruzione interna del prodotto. Per inciso questo non è stato fatto volontariamente, infatti le parti interne non sono assemblate così bene. Ad esempio il tasto centrale internamente è spostato rispetto alla sede in cui dovrebbe essere. Al di là di questo però la Smartband è comoda da indossare durante tutta la giornata, così come nelle ore notturne. Il cinturino è abbastanza grande e può essere adattato a qualsiasi polso, dai più piccoli a quelli voluminosi. La confezione di vendita offre anche un manuale di istruzioni rapide in inglese ed un sistema di ricarica USB non tra i più comodi in assoluto. Il peso complessivo è di 28,6 grammi a fronte di dimensioni maggiori rispetto ad altre Smartband ed il display è un'unità OLED da 0,66 pollici. Inferiormente sono presenti il sensore del battito cardiaco e di connettori magnetici per la ricarica, oltre alle quattro viti che tengono fissate le estremità del cinturino. La prima schermata che appare cliccando sul tasto Soft Touch indica data, ora e giorno, con il simbolo della ricarica in alto a destra. Le successive indicheranno nell'ordine i passi, il menu dedicato al running, la distanza percorsa, le calorie bruciate, il controllo remoto di fotocamera e musica, i battiti cardiaci e per ultima la videata che informa sulla connessione del Bluetooth. Questo prodotto è stato pensato anche per lo sport, principalmente la corsa, ma il fatto che in esterna sia quasi impossibile vedere il display lo penalizza molto. Il menu dedicato a questa attività si apre tenendo premuto per un secondo sul cerchiolino, attivando automaticamente il timer ed indicandoci i passi e le calorie bruciate. Sempre tenendo premuto, l'attività si interrompe e il tutto viene salvato nella relativa applicazione, che vedremo tra poco. Parlando un attimo della sensoristica, l'MG Cool Band 2 è dotato di sensore di movimento, rilevamento del sonno e sensore di frequenza cardiaca. Il primo di questi non mi ha soddisfatto fondamentalmente perché è troppo sensibile. Anche durante un giro in bici tende a calcolare molti passi sballando completamente le statistiche. Il rilevamento del sonno non è affidabilissimo, mentre la frequenza cardiaca non si discosta molto da quella reale. Attivando quest'ultima modalità, la Smartband calcolerà per qualche istante il nostro battito in maniera continua, per poi arrestare la rilevazione indicandoci il valore finale. Altre impostazioni controllabili direttamente dal wearable sono quello dello scatto delle immagini in remoto, anche se in questo caso sarà prima necessario aprire dalla sua applicazione la fotocamera, e poi quello del controllo del player musicale o di Spotify. Tutto il resto sarà demandato all'applicazione ufficiale MG Cool Band 2, disponibile sia su Android che su iOS. La Smartband è dotata di Bluetooth 4.0 per potersi interfacciare con qualsiasi altro smartphone. La connessione avviene per mezzo dell'app, che una volta associata restituirà tutti i valori principali di giornata nella home screen, come i passi, la corsa, il sonno ed il battito cardiaco. In alto a sinistra è indicata anche la percentuale di batteria residua del nostro wearable. Cliccando sul tasto menu potremo aprire lo storico delle nostre attività, anche se l'interfaccia non permette di spaziare molto, potendo solo dare un'occhiata sommaria sui nostri progressi. Tramite le impostazioni sarà possibile settare ciò che la Smartband può fare o meno, attivando o disattivando per esempio il controllo remoto di musica e foto. Per quanto riguarda le notifiche, sarà possibile decidere quali app abilitare pur avendo una scelta molto limitata. In fase di chiamata sul display OLED della Band 2 sarà visualizzato anche il nome del mittente, mentre tutte le altre notifiche saranno denotate dal nome dell'app da cui arrivano, senza specificare altro.
Ovviamente anche su questo modello potremo attivare la sveglia ed impostare parametri quali la fascia di orario in cui rilevare il sonno o i vari limiti giornalieri legati ai passi. La connessione Bluetooth è stata davvero impeccabile, arrivando a coprire zone della casa in cui nessun'altra smart band era mai riuscita a notificare qualcosa. Per funzionare bene però l'applicazione dovrà sempre essere aperta in background e se siete abituati a spegnere la sera il telefono, la mattina successiva dovrete riaprire l'app ed effettuare manualmente l'associazione col vostro smartphone. Paura di dimenticarlo al polso nel momento della doccia? Nessun problema. Possiede la certificazione IPX7, quindi potrete tranquillamente bagnarlo senza conseguenze. La batteria è una unità da 80 mAh con autonomia dichiarata di 21 giorni di standby. Utilizzandola sempre con il Bluetooth attivo e sfruttandola per qualche ora di attività fisica, si possono raggiungere più di 10 giorni di utilizzo. Quindi da questo punto di vista questa MG Cool Band 2 è assolutamente promossa. In conclusione, vi sono degli aspetti che sono piaciuti di più ed altri che sono piaciuti molto meno. Innanzitutto bisogna dire che il prezzo è in linea con quello proposto dalle smart band concorrenti, parliamo di una cifra che si aggira intorno ai 30-40 euro, poi con vari sconti che si possono trovare sugli store online è possibile spendere ancora di meno. Non mi sento di dare assolutamente la sufficienza alla qualità costruttiva da cui mi sarei aspettato qualcosa di più ed anche il sensore di movimento è assolutamente bocciato perché tende a calcolare davvero troppi passi e a sballare tutte quelle che possono essere le nostre statistiche dell'attività fisica. L'applicazione poi non è così dettagliata e precisa come altre presenti sul mercato, ma sperando in futuri aggiornamenti, per il momento ci si può anche accontentare. Ma anche per questa recensione è tutto ed io come sempre vi invito a spolliciare, a condividere questo video e a cliccare sulla campanellina di YouTube così da rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. Per chi fosse interessato, ovviamente in descrizione si trova anche la recensione testuale relativa a questa MG Cool Band 2. Noi ci rivediamo alla prossima, un saluto da Luca per gizchina.it.